nell'ambito della rassegna Fede Arte Musica Natale 2011, in occasione dell'anniversario del terremoto del 1908, si è svolto mercoledì 28 dicembre nella Basilica Cattedrale il concerto Messina e il suo futuro, tenuto dal maestro Massimo Nosè. Anche l'arcidiocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela ha voluto fare memoria del tragico sisma che distrusse la città nel 1908. Mercoledì 28 dicembre si è tenuto in cattedrale il concerto Messina è il suo futuro, che ha visto protagonista il grande organo tamburini, il maestro Massimo Nosetti. Messina è il suo futuro. Questo è il tema del concerto nell'anniversario del terremoto del 1908, una splendida serata propostaci dal maestro Nosetti, a cui va la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine per l'impegno e l'affetto con cui segue e accompagna tutte queste manifestazioni che la Diocesi insistentemente e con ferma volontà desidera offrire alla città di Messina e ai suoi abitanti. Le manifestazioni Fede, Arte e Musica, che da diversi anni con grande impegno e sacrificio vengono organizzati dalla Diocesi per la mediazione di Monsignor Gulletta, che ringrazio a nome di tutti, hanno anche questa finalità, insieme a proporre dei momenti di distensione, di riflessione, momenti culturali alla città di Messina, vogliono anche valorizzare questo strumento che ci è stato donato dalla lungimiranza di Monsignor Paino, un arcivescovo che ha voluto per ben due volte non solo ricostruire la nostra cattedrale, ma ha voluto anche la presenza di questo organo invidiato un po' da tutti. Ed è proprio a motivo di questa impareggiabile presenza dell'organo tamburini nella nostra città di Messina e nella nostra cattedrale che vorrei ricordare, ecco, la volontà, la ferma volontà personale mia, ma di tutta la diocesi, di renderlo sempre efficiente, e per questo abbiamo iniziato un lavoro di restauro che durerà diversi anni, proprio per la complessità e la grandiosità dello strumento. Il titolo del concerto, strategicamente pensato, fa riflettere sulla necessità di non fare di un evento ormai trascorso una retorica memoria, ma trarne piuttosto spunti necessari per riflettere su una città che ha bisogno di pensieri e uomini che guardino al futuro. Come ha detto molto bene il direttore artistico di Fede Arte Musica, Monsignor Gulletta, nell'introdurre il concerto. Per un attimo vogliamo rivolgere il focus, l'obiettivo del nostro osservare verso il futuro, avendo alle spalle il passato, non perché non importante e non abbia valore, ma perché in questo momento la nostra prospettiva deve essere sul futuro, perché oggi Messina ha bisogno di futuro, ha bisogno di pensiero che guardi al futuro, ha bisogno di uomini che, e donne, giovani, adulti, anziani, che diano futuro. Bisogna anche di bambini, e la strage degli innocenti è stata strage non soltanto per l'uccisione dei bimbi, ma perché uccidendo i bimbi hanno ucciso il futuro di quel popolo. Noi invece vogliamo guardare a tutte le età ricche di risorse, perché tutte le età insieme, corresponsabili, costruiscono il futuro. Grazie. È stato l'arcivescovo Monsignor Calogero Lapiana ad introdurre la serata, ricordando le parole pronunciate dal Monsignor Paino nel 1958, a distanza di 50 anni dal sisma, parlando dell'avvenire di Messina,
nonostante il dolore ancora presente. Tutti i messinesi si stringano un cuor solo e un'anima sola per venire incontro ai bisogni della città e risolvere subito quei problemi che forse domani diventerebbero insolubili. Il maestro Nosetti ha quindi introdotto l'esecuzione con una riflessione sul futuro, vista come un risorgere dopo i colpi che la sorte può riservare. Proprio quest'organo, ha detto, nell'esempio, poiché è stato ricostruito due volte, nel 30 e nel 40, grazie a Monsignor Paino. Anche la musica, quindi, può proiettare verso il futuro. Ricco e caleidoscopico, come lo ha definito lo stesso artista, il programma presentato ha incluso sonate di diversi autori, del periodo romantico e post-romantico, in un collegamento ideale con le vicende organistiche più significative per questo strumento. Maestro Nosetti, lei ha ricorso a dei pezzi romantici per commemorare un evento del passato che per noi ha sempre un significato importantissimo. Nel particolare, come mai la scelta di questi pezzi? La scelta dei brani è sempre vincolata intanto allo strumento. Questo è uno strumento che permette di eseguire quasi tutta la letteratura possibile scritta per organo, ma prevalentemente rende al suo meglio nella letteratura romantica o tardoromantica. Quindi la mia scelta è quasi forzata. Quando vengo a Messina sfrutto il più possibile il repertorio che è più tipico di questo strumento. Dopodiché all'interno del repertorio i quei brani che possono essere più di interesse perché danno una possibilità di scoprire più a fondo le ricchezze dello strumento stesso.